L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la sezione di Teramo, ogni anno ricorda i giovani che purtroppo furono fucilati nell'epoca nazista. L'importante è non dimenticare. Sì, noi ricordiamo questi ragazzi che furono assassinati il 13 giugno del 1944. Pensate, il giorno prima della liberazione di Teramo, l'ultima nefandezza compiuta dai nazisti prima di essere messi in fuga. Teramo ha dato un grande contributo alla resistenza e alla lotta di liberazione. Pensate, Bosco Martese rappresentò il primo scontro in campo aperto tra i tedeschi e i partigiani. La battaglia fu cruenta, durò a lungo. Hartmann, che aveva fatto uccidere i ragazzi dell'avamposto partigiano del Molino de Jacobis, fu giustiziato. Sulle nostre montagne è stata scritta una delle pagine più belle della resistenza italiana. Erano giovani di diverso orientamento politico, di diversa fede religiosa e di diverse nazionalità. Noi celebriamo queste manifestazioni per lanciare un messaggio soprattutto alle nuove generazioni, di far capire che la libertà è un bene assoluto che va difeso ogni giorno.